Mariace. Ciao, come stai? Bene. Tutto bene? Benvenuta. Tutto a posto. Allora, ai piedi del Cervino. Ci porti tu oggi? Certamente. Siamo al rifugio. Partiamo per il rifugio Riondè. Benissimo. Il nostro rifugio di famiglia, costruito dal mio avo e mia macchinina nel 1929. Però oggi lo vediamo un po' a piedi. Un po' a piedi, un po' in jeep. Approfittiamo, perché voi accompagnate i vostri ospiti. Portiamo sui nostri ospiti con la nostra Land Rover, con il nostro mitico Dario, il nostro jeepista. Benissimo, allora partiamo così almeno scopriamo un po' i paesaggi salenti e poi andremo a conoscere anche questi ospiti internazionali che voi accogliete in quota. Tutti i giorni. Benissimo, Va bene, grazie a te. Sale. Ah, d'accordo, è la signora? Basilicata. Ah, wow. Allora, il signor Roberto sul Cervino, ma da dove viene lei? Io vengo da Salerno. Da Salerno? Costiera Amalfitana. Costiera Amalfitana, un po' diverso come panorama. Sì, c'è il mare che manca. Ecco. Comunque c'è il lago blu. Ecco, che quello. Male. Ma mi dica un po', questa Valle d'Aosta la affascina, perché lei non è proprio nuovo di queste. No, è meraviglioso, le montagne sono splendide, la neve è eccezionale. Signora Vita, questo Cervino attrae, diciamolo. Tantissimo. Tantissimo. Davvero. Da dove viene? Dalla Basilicata. Dalla Basilicata apposta per il Cervino? Apposta per il Cervino, sì sì. Ah, e quindi è oggi... È un'esperienza che volevo fare da tanto e finalmente sono qui. Allora Mariangelo, non vi fate mancare nulla, il Cervino, questo bel passo. Meravigliose mucche che tiene mio fratello d'estate negli alpeggi di famiglia. Spiegami un po', quindi la vostra famiglia tiene il rifugio, però poi suo fratello... tutta la montagna, questa montagna che vedi, che sale fino in cima al Cervino, è della nostra famiglia. Quindi ci sono i tre alpeggi che salgono fino in cima. Antoine, che ha questa passione che ha preso praticamente da mio nonno Gabriele, praticamente si occupa degli alpeggi di famiglia e tiene queste 100-180 mucche durante l'estate. Mucche che in parte sono anche destinate per la battaglia, se non mi sbaglio. Sì, infatti lui è proprio qua sopra dove ha l'alpeggio, poi c'è la chiesetta degli Alpini, ha le sue due mucche, la battaglia, soprattutto il giardino, la regina regionale. E la vedremo il giardino? La vedremo passando, la vedremo. Sì, quindi vediamo le vacanze di giardino, dove le passa? Dove passa il giardino le vacanze, soprattutto perché è così forte, perché esatto. Si nutre di questa erba fantastica e piena del cielo. Esatto. Meraviglioso, io ricordo meraviglioso da quando sono bambina. Qui abbiamo ai nostri piedi, quindi vediamo ancora il paese. Sì, in realtà siamo ancora al Brei. Lo stiamo sempre più abbandonando. Certo, ci avviciniamo. Piano piano saliamo verso l'Orunde. Questa è una tappa direi importantissima, perché tutti si fermano qua per la foto di rito, perché è uno scorcio meraviglioso. Allora Mariangelo, ci siamo? Siamo sul sentiero numero 13, è il sentiero tradizionale, quello che porta sul rifugio. Via, si parte. Andiamo. Mariange, il vostro rifugio è l'unico punto di partenza per conquistare la vetta? Allora, non è proprio l'unico punto, è uno dei punti, una delle opzioni, nel senso che gli alpinisti possono scegliere se salire il Cervino direttamente dall'Oriondé. Logicamente devono essere alpinisti molto preparati, perché vuol dire fare il Cervino in giornata. Cosa succede? Che dormono da noi la notte e verso le 4 del mattino partono, vanno in punta e scendono. Questi sono alpinisti molto esperti e molto allenati. Diversamente c'è la Capanna Carella, che è circa 1000 metri sopra l'Oriondé, quindi a quota 3,8. Quindi una tappa. Ed è una tappa intermedia per la scalata al Cervino, forse quella più tradizionale, perché l'alpinista medio normalmente ha bisogno di uno step
sia per acclimatarsi e proprio anche per la fatica, perché il Cervino è comunque una montagna impegnativa per quanto se ne dica. E quindi cosa succede? Che partono, magari fanno un giorno di acclimatamento da noi e poi vanno alla Capanna Carrel, che è circa 3 ore e mezza dall'Orionde. Si fermano lì la notte, poi il mattino presto con la frontale partono, affrontano la scalata al Cervino e poi raggiungono scendono la vetta e scendono poi direttamente fino. Allora, il refugio, come se lo guardo, anche l'obiettivo è là. Oui. Con te? Ça va, on arrive. Ça va. Ça a été dur? Non, un peu au début. Ouais. Madame a dit un peu au début. On a déjà fait une randonnée hier. Ah d'accord. C'est le deuxième jour. Les jambes commencent à avoir un peu de difficultés. Ça tire un peu. Ça tire un peu. Donc vous êtes français. Oui, tout à fait. De quelle région? Alors moi je suis de Paris. Ouais. Et moi de Toulouse, sud-ouest. Donc vous habitez en France? Non, on n'habite plus en France depuis 10 ans. Ok. Depuis 10 ans. Et vous habitez? Aux États-Unis. Wow. Atlanta. À 30 ans. Pour travail, vous êtes déplacé. Ouais. Pour le travail, oui. Mais vous êtes connu en France, donc. Oui. Ouais. Nos parents habitent encore en France, donc okay. On vient les voir une fois par an l'été. Oui. Et là, c'est notre 20e anniversaire de mariage. Waouh. Donc. Et vous le, donc vous le fêtez au pied du Cervin. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Quel endroit c'est meilleur. C'est romantique, hein. Ah, absolument. Surtout, il y a cet esprit de la conquête. C'est un peu comme dans l'amour. C'est pas facile, mais ouais. Il faut vraiment tous les jours. C'est vrai. Vediamo già il rifugio, lo spettacolo è veramente eccezionale. Poi oggi abbiamo la fortuna di avere Marie-Ange con noi, che ci sta guidando, ci sta facendo scoprire, diciamo, questo angolo di paradiso. La cosa bella è che ci si è resi conto che Marie-Ange è una persona semplice, una persona che si avvicina alla montagna con molta umiltà, perché lei stessa ha detto che per lei la montagna la vive come maestra di sci, la vive come osservatrice, poi lo riproduce sulle sue tele, quindi in realtà scopriamo una famiglia che ci accoglie con diversi, diciamo, diverse vedute sulla montagna. Passeggiata con te, posso? Sì, ma se no questo bambino lascerà i piedi del Cervino. Ma non sarebbe così male. Marie-Ange, ci Finalmente siamo. Ci siamo. Siamo arrivati all'Orionde. Grazie. Quota 2810. Allora, Orionde, esatto, che nasce questa zona è stato costruito nel 1929 da un mio avo, praticamente e mia macchinà, che era il prozio di mio papà, praticamente. Sì? E intitolato al Duca d'Abruzzo. Al Duca degli Abruzzi, che rappresenta l'inaugurazione. E diciamo che lo zio era un pioniere dell'alpinismo, un pioniere anche del turismo in montagna, in quanto già a fine dell'Ottocento aveva costruito l'Hôtel de Jumeau, il famoso Hôtel de Jumeau. Quindi ce l'avete in paese, nel sangue, Albreuil. L'accoglienza. E diciamo che lui aveva un carattere molto particolare. Infatti, quando i suoi ospiti arrivavano in albergo, dovevano assolutamente calzare gli scarponi da montagna, se no li spediva all'Hôtel du Mont-Cervin. E ho letto. Che era l'hotel di lusso. Quindi lui era un vero, insomma, un vero montagnaro. Un vero montagnaro. Un vero montagnaro. Dai, portami alla scoperta del rifugio. Andiamo a vedere il nostro rifugio. Allora, avete avanzato qualcosa per me? Certo. Ah, veramente, che meraviglia! Abbiamo un po' di salame. Sì? Non ben identificato, deve essere qualche animale essenziale. E poi un pane nero.
no, vedo che... Panero, un po' di vino che non fa mai male, fa sangue. Vero? Ma la vita non è così brutta, diciamocelo. No, ma soprattutto ai 4000 metri è meraviglioso. È vero? Perché tutto il brutto è giù. È giù, lo lasciamo giù. La neve è bella perché copre tutto. Vero, copre poi tutto. Qua i pensieri si allontanano, quindi uno si libera e si rilassa. Sì, non puoi pensare qua. No. C'è l'anossia cerebrale. Vita, com'è questa prima salita? Bello, spettacolare. Spettacolare, adesso sì, cosa sì. Fate? Vi godete un pochettino il adesso panorama? Facciamo la discesa a piedi. Ecco, così ve la godete così ce la godiamo, sì sì. Ah no, Jean-Antoine, non cognino la battaglia di Mozo. Hai avuto il reveglio il rifugio di famiglia. In realtà tu intendenti venire a Costa in Turco. Come lei, se ta via plena di ingazzamento, plena di giorno, ma plena di bagafia? Io avevo appena di soddisfazione. Certo che i tre se vuoi all'Oriundi, ma si passò in infanzia, diciamo, all'Oriundi e poi alla montagna su Deso che non coleva, se tutto se per noi in padi, ma perché togli perché il Pino Monservegni è unico. Non tanti ricordi che non portiamo, tanti ricordi che non siamo con tutte le vielle, quindi mi viene a fare sciogliere. Sì. E hai che Jean-Antoine, le Saint-Turco e le Ver, immagino che ti co ingazzato la gestione che abbiamo nelle due attività con l'hotelier, no? Certo, mezzo gestisco l'hotel Usante, ouais. Che zelo punta a macchinà, l'hotel de famiglia, voilà. E poi il negozio dei prodotti picchi e di artigiana che si crea la bottega, Fran il Fasso, la Usante, e poi anche il royaume di Cervin, che è un ristorante che si fa in Canfesse, Croce della Montagna, che noi avremo ma chiede solo tempo. Ecco, ma vogliamo dire, aprito so, lo prochain objectif de Jean-Antoine che è un let, perché mi sembra che ti anzi che un aprilatra. Io penso che gli obiettivi sono di mantenere e fare bene tutte le sette vaghe che si impiegano anche bene. Che le zappapucca. E Cher fa un percorso comunque di anche pensare al futuro del nostro paese. L'engagement che si è preso è enorme. Assolutamente. E si intende condividere una squadra forte, una squadra di zen che hanno ma che è un po' desinte come ogni può avere cucchiere, ma lo sento meno veramente per questo paese. L'amore. Oh. E bien, merci. Che è chi fu. E bien de sue. Merci bien. Io sono fantastico. Jeanette, ciao. Aspetta, questa è la tua squadra. Questa è la mia squadra. La squadra della Vendée. Allora, iniziamo dalle femmine, scusate. Allora, la nostra Sara. Sara, che è diciamo che è un sole tutti i giorni, porta allegria a tutti. Oh, perché e lei fai, è veramente. Sara, tutti i allora, faccio un po' di tutto: camere, servizio, accoglienza degli alpinisti. Quando soprattutto arrivo. Accoglienza. Direi. Accoglienza, sì. Io faccio sentire a casa. Gli alpinisti, devo dirti che la lavorano, lei impara una frase. Gigi gli spiega. Vedi? Di ogni lingua, di ogni alpinista. Ma uno che è stanco, affaticato, arriva, trova un sorriso. Con Sara che con me li accoglie. Hai trovato la persona giusta proprio. Poi abbiamo uno chef qua. Io sono Massimo. Il nostro chef. Tu sei lo chef. Io gli dico no, gli dico Cindy. Te sai che te le appresti, perché io penso che le alpiniste le paghi tu pure le fie che le fa anche vaghe. Sì, più che altro le nostre... i nostri piatti tradizionali. Però se ho capito bene c'è la cucina tradizionale che è per il turista, però poi l'alpinista la sera non gli farei mica la polenta cotta. No, poi c'è altra roba. Ma tipo cosa? Ma c'è il minestrone che è molto preferito degli alpinisti la sera, sì. E poi una pasta, molto semplice. E tu sei chef da quando? Da poco. Dai. Ma la passione della cucina? Sì, ce l'ho sempre avuta. Ecco. E sei qui dal Rionde, quindi per l'estate in pratica. Sì. E com'è lavorare in quota? No, è bello. Poi c'è una bella squadra. E invece tu cosa? Scusami, allora tu cosa fai? Io sono in sala. Ah, il nostro maestro! Io ho detto, viene su in jeep e sarà, invece no, lui è il maestro in sala. Sì, sì. Caspita, sì. Ma qui è ristorazione di alto livello. Ma sai, lui lavora con me, ti spiego, lui lavora con me nel ristorante che io ho in paese, lì me ne trovo, e quindi è il mio maestro e mi dà una mano d'estate in rifugio. Diciamo che è un po' più, qui la realtà è un pochettino più easy. Beh, ovvio.
Sì. Magari non c'è il servizio nel ristorante del paese. No, noi serviamo così. Giusto, adeguato. Ci siamo sportivi, ma è giusto che sia così. Il nostro Roberto. E Roberto, tu sai invece? Ci sono i lavapiatti. Aiuto chef. Fondamentale. Lavapiatti, ma dà una grossa mano al nostro chef. Perché loro, devi sapere che tutti i giorni sfornano un pane eccezionale. Infatti voi il pane? Tutto il pane è fatto in casa, con le noci, la farina di segale. E quindi tu sei tu che impasti? Sì, facciamo un po' un po'. Un po' un po'. Il cuoco non c'è, provo io a dare un'occhiata ai piatti. Allora, qua un bel brodo, classico con carote, sedano, una meraviglia. Qua, guardate un po', la polenta che bolle, benissimo. Vediamo un po'. Oggi ho fatto per noi, penso. Raccontami. La polenta saltata con il blue dust. Che meraviglia. Stavamo guardando che il brodo fatto proprio a regola d'arte con sedano, la carota, la polenta, insomma. Sì, la polenta nostra. Oggi avete un gruppo che sta per arrivare. Sì, giusto? Abbiamo un gruppo che arriva dal Sentier Carelle, di 18, con l'accompagnatore, poi potrete magari... due impressioni. Comunque avete una cucina proprio da ristorante. Sì, logicamente questa è la cucina nuova, tieni conto che la vecchia cucina, che io ricordo da bambina e da ragazza quando lavoravo qua, che avevo 20 anni, era molto piccolina la cucina, c'era solo la stufa legna ed era bellissimo il mattino presto svegliarsi e sentire questo profumo della stufa legna che arrivava. Io seguo questi piatti e arrivo a questa tavolata. Where do you come from? Colorado. Then? Seattle. Canada. Toronto. Southern California. California. This? You? Tasmania. Germany. Australia. And you speak Italian also? No. No. Speak poco. Poco. What reason you are here? You want to? I'm the guide. You are the guide. I'm from Roma. Ah, quindi parla italiano. Io parlo italiano. E lei è una guida di Roma che accompagna. Sono un accompagnatore turistico di Roma che ha assunto una guida locale, che è Angelo Vallet, che vi accompagna qui che sul ci accompagna così. Quindi un gruppo di americano. Angelo, spiegaci un po', un po' da tutta l'America. Arrivano da tutti gli Stati Uniti, grazie a Gianluca stanno scoprendo e conoscendo la nostra valle, in particolare io li accompagno qua nella Valle del Cervino. E raccontateci un po', oggi avete fatto questo percorso fino qua al rifugio, giusto? Sì. L'obiettivo della giornata, da qui poi vi ritornate a valle? Poi da qui ritorniamo qua. Diciamo questo tour è una rivisitazione del Tour de Jean, famoso, infatti l'abbiamo chiamato il Tour of the Giants. Adam, sei in che rifugio de famiglia? Che un souvenir hai di gruppo al rifugio Riondé? Donc, il rifugio a été bâti l'an 1929, l'an qui s'est né sur me. Les fascistes ne voulaient pas seulement laisser faire ce rifugio à mon avant et à moi qui a fait ce rifugio parce qu'ils disaient que sarebbe diventato un covo dei contrabbandieri. Ah, quindi diciamo anche lì sta un progetto che le fai tu fassi lo porti in avanti. Esatto. E lo butravo lì e me macchina. E me macchina, che è in frate e papa di me. Un gran montagnard. Gran montagnard, guide de montagne. E lui ha pu fare caso, gli ha laissé dire e gli ha fatto il rifugio e l'ha inauguré con la presenza del duca degli Abruzzi. E Monsignor Calabrese, il vecchio di Vella, e gli aveva dei fascisti e al momento di Dena, questi fascisti l'avon gli ha detto non siete invitati, andate in cucina e ordinate da mangiare se volete. Ah, così proprio, messo alla porta. E mi sembra di avere cacchio anche... De due, quattro.
4 de jour. Eccolo, Inc. Sarò il nome, cioè un nevù, ma ci sia anche il nome. Tot. E ci sarà il nevù. Dai, esatto, ne va. Tu zorro della famiglia Macchignà. Sempre famiglia Macchignà, e poi ci contano. Davamo molte vendite, avevamo un lavoro, fare il papà. E io che non lo so. Ne hai vissuto per molti secoli. Perché voi tu hai dei generali rifugi? A me ci sei tu, sono casa 40 anni. Casa 40 anni. Anni, tu si fa anche finché del fleu. Ci si contenta le persone che lavorano, ma anche soprattutto si contenta che le garçons, non troppo tu, sono le minot. Le minot. La breba che tiene il refuge, il mariage, lo Jean-Antoine che tiene la montagna della famiglia. E hai atto in quello velazzo. E hai cosciente con il mio problema così. What? Invece l'altro breba che fa lo pente, gli giù a... Foce di Milano a fare un'esposizione di pittura. Perché voi non dello più di un cuore, né da una famiglia che veramente reina un guida dall'elevazzo di Vaz, nella parte artistica, nella parte montagnarda, d'alpinismo. Voi in particolare siete artista con voi e scrivano. Dillo! Oh, mi dice sì, qua c'è artista, per me è molto scrivano, ci credo l'euro, e avevo un buon successo, il tuo pubblico della Mondadori. E porta il nome di Cacciatore della Libertà. E dopodomani presenterò a Valsavaranche la Val del Paradiso, che è l'ultimo libro che ho scritto e con cui avrò il piacere domani di presentare col sindaco, che è un grande amico, Pino Dupont, a Valsavaranche. C'è la camera matrimoniale. Che meraviglia, gran becca. Quindi questa gran è proprio becca. Dedicata al Cervino. Al Cervino, esatto, così come lo chiamano in Val Tournanche. Ma questa non è una camera di rifugio, questo è un 4 stelle. Esatto, infatti io la chiamo suite perché è proprio un piccolo gioiello. Le altre sono più normali, classiche letto castello, invece questo è proprio uno spettacolo. Sì, sì, poi nei dettagli si vede proprio che insomma avete ricercato anche nelle camere di dare questa poesia che sentiamo in questa casa. Sì, sì. E tu qui quindi praticamente ci dicevi che ti occupi di tutto. Mi occupo, esatto, anche appunto di tutta la pulizia delle camere, quindi controllo che sia tutto perfetto quando arrivano gli alpinisti e anche tutti gli altri clienti. Che magari non vengono per scalare, però semplicemente per gustarsi la montagna. Angelo Vallée, giusto? Di Val Tournanche, guida escursionistica. Tu hai fatto qualcosa di particolare per i 150 anni di commemorazione di che cosa? Della prima ascensione al Cervino. Qui abbiamo l'opera di Marie-Ange, che ricorda e raffigura quei momenti. Nel 2015 sono passati 150 anni, c'è stato un festeggiamento, è stato inaugurato il Sentier Carrella. Ecco, perché prima scherzando tu mi hai detto bellissimo tutto, però poi fondamentalmente quello che è rimasto, che esatto, si può usufruire tutti i giorni, è questo sentiero. E tu, diciamo, con questo sentiero che relazione c'è? Beh, io ho ideato questo sentiero. Ho ideato questo itinerario, essendo un amante, essendo il mio lavoro, poi percorrere le montagne. Ho ideato questo sentiero e l'idea di dedicarlo a Jean-Antoine Carrel per me era un onore. Semplicemente ho ripreso degli antichi sentieri che erano stati abbandonati, che collegavano i tramail, sì, sul lato destro orografico, quello più selvaggio, e altri sentieri sul lato sinistro, quello più antropizzato, dove sono gli impianti. L'itinerario è lungo 30 km, parte quindi, da Perrer. Ah, ecco, secondo te in questi 30 km, diciamo, per una come me che va in montagna, forse da dividere in due tappe? Dici beh, esatto, esatto. L'Orionde, il rifugio in cui ci troviamo, è proprio la tappa ideale per dividere, perfetto, l'escursione. Per cui una giornata i 15 km arriva al qua, sì, e l'altra giornata... Tappa con le torte di Marie-Ange. Tappa con le torte di Marie-Ange, poi c'è la discesa, per cui quello è confortante, dopo le torte la discesa... va bene. Ci si riposa un po' e poi si riparte. E si torna alla partenza che è a Perrer, 1850. Qui sono 1000 metri di slivello che si articolano in punto in questi due lati della valle, come un anello che gira attorno alla conca. Ma allora io dipingo principalmente gli animali delle nostre montagne. Per me è un'esigenza spirituale.
Dirti il perché, non saprei neanche dirtelo, qualcosa veramente che nasce da dentro, da sempre. Ho sempre dipinto quasi solo gli animali, a parte alcuni quadri legati alla montagna, come in occasione dei 150 anni della conquista del Cervino. Hai voglia di dirci perché? Sì. Vedo che ci allora, sono. Allora, questo quadro, sì, questo quadro è particolare, l'ho dipinto in occasione dei 150 anni della conquista del Cervino. E ho voluto rappresentare la conquista dai due versanti, perché come voi sapete il Cervino è stato conquistato prima da Edward Whymper, tre giorni prima del nostro Jean-Antoine Carrel, anche se questi due grandissimi alpinisti avevano comunque fatto compiuto diversi tentativi insieme, certo. Quindi erano amici. Quindi io ho voluto idealmente rappresentarli entrambi sui due versanti, sulla punta del Cervino, sui due versanti, quello svizzero e quello nostro italiano, legati idealmente da una corda arrivati insieme.